Ciao a tutte e ben ritrovate. Oggi siamo qua per girare il video haul di Primark, quindi tutti gli acquisti che ho fatto da Primark. Vi faccio vedere il sacchetto. Ta-da-da! Quindi niente, ora vi mostro tutte le cosine che ci sono dentro. Quindi iniziamo subito. Se vedete dei capellini qua che girano, non riesco a sistemarli perché ho fatto un mezzo macello, li ho dovuti tagliare e quindi ora vanno per la loro. Allora, questo, prima cosa che ho acquistato sono questo set di pennelli tema sirena. Questi sono pennelli per il viso, sono costati 10 euro, 5 pennelli e niente, avevo bisogno di comprare dei pennelli perché poi mia sorella è andata via e noi usiamo sempre gli stessi, cioè usiamo gli stessi e insomma uno non è igienico, quindi due avevo voglia di comprare dei nuovi pennelli e quindi ho pensato di provare questi. E quindi sono ben assortiti. E niente, li proverò e vi farò sapere come sono. Non devo ancora aprirli proprio. Rimaniamo sempre in tema beauty e vi faccio vedere che ho preso questi qua, che sono i dischetti struccanti, da 50, costavano 1 euro e questi li prendevo anche a Lione e fanno sempre comodo, quindi li ho presi. Poi ho comprato delle salviettine. Allora, queste qua che sono delle salviettine per il viso, struccanti per pelle sensibile, senza fragranza. E niente, non le ho mai provate, in realtà. Io di solito uso i dischetti e lo struccante, ma ultimamente mi è capitato che o finivo lo struccante o venivano i dischetti, tornavo a casa la sera tardi e non potevo andare in bagno da mia mamma a cercarli o in giro tanto a cercarli per la casa e quindi ho pensato di prendere le salviettine che in realtà fanno sempre comodo. E queste qui erano 2 pacchi, 1,50, quindi super convenienti e ho pensato di provarle. Ho preso quelle per pelle sensibile perché la mia pelle è un po' sensibile, quindi non conoscendole ho pensato fossero più delicate. Ho preso anche questi qua, che penso siano nuovi perché c'è scritto new sopra, che sono dei dischetti per rimuovere il make-up dagli occhi. Anche questi due costavano 1,50 euro, rimuovono gli ombretti e c'è scritto anche il mascara waterproof. Io vi farò sapere perché ho sempre un po' di problemi a togliere il mascara di Essence, quello che vi ho fatto vedere nel video, in un video precedente. E quindi insomma vi farò sapere anche questo. Sempre tema beauty e poi giuro che abbiamo finito, ho comprato questi, allora questi qua sono quelle striscette per togliere i punti neri per il naso con aloe, costavano 1,50 euro, dovevo comprarli quindi ho deciso di provare questi visto che ero lì. E poi ho comprato queste che sono quelle diciamo patch, diciamo da mettere sotto gli occhi per le occhiaie e appunto dovrebbero ridurre le borse, le occhiaie, fare una pelle più riposata, insomma fresca, costano 1,50 euro e anche questi penso siano un po' tipo di silicone. Vi farò sapere come sono perché ero super curiosa di provarli. All'unico capo di abbigliamento che ho comprato ero andata lì per cercare dei maglioncini, ma alla fine ne ho trovato uno solo, insomma che mi piaceva e quindi niente, ho preso solo questo. E siete pronte? Ta-da! Ok, il colore è un po' fortino, però dovevo assolutamente avere un maglioncino di questo colore, io adoro il fucsia. E quindi è fatto così, è molto semplice, ha qui appunto un po' di rouge e poi va giù dritto, ha la rouge anche alla fine, la manichetta si allarga un pochettino e anche qui è fatto così. Niente, è molto semplice, molto strettino, questo ve lo farò vedere appunto indossato. Io ho preso una taglia 1,36 che è aderentina ma non troppo, ma perché volevo utilizzarlo anche con le gonnelline a vita alta e quindi ho pensato fosse appunto più carino, più strettino. E questo l'ho pagato 10 euro. E niente, mi è piaciuto tantissimo il colore, la forma, è molto morbido. Io di maglioncini di Primark a Lione, se vi ricordate, ne avevo comprati abbastanza e mi ero trovata benissimo, li ho usati tantissimo. E quindi niente, ho deciso di prendere questo. Però appunto questo è l'unico capo di abbigliamento che ho trovato da Primark. Tengo il pezzo forte per ultimo perché sono super super contenta di quell'acquisto. Poi capirete, non tutte saranno d'accordo con me. Ho comprato poi degli orecchini. Allora, anche questi ve li faccio vedere così e poi 2 euro con le perline. Ne ho alcuni fatti simili che avevo preso da Semi Dress, mi pare che uso tantissimo e quindi appunto ho pensato di prendere questi. Poi le perline quest'anno vanno di moda ovunque e io non potevo non avere. Io adoro le perline. Anche gli orecchini con le perline ne ho tanti, quindi ho dovuto prendere quelli e anche questi qui. E questi ne hanno 4 euro, sono appunto 3 paia e sono bellissimi, tutte sulla tinta dell'oro, le perline, questi sono rosa. Siete pronte? Ah, non tutte piaceranno, già lo so. Ta-da! Ho preso le babuccette. Allora, in realtà sono le Miu Miu, non lo so, ispirazione Gucci, ma ovviamente solo ispirazione.
E niente, sono super super carine, io le adoro. Sono fatte di plastica, ma chi se ne importa, tanto non ci uscirò tutti i giorni, tutto il giorno a camminare, ma mi piacciono tantissimo. Sono fatte così, nere, e hanno queste applicazioni, sono delle apette oro. E niente, sono super comode, super carine. Le ho pagate 13 euro, ho pensato per 13 euro ti puoi fare questo autoregalo. Ora non so se le userò mai per uscire di casa, però sono stupende. Ho preso un 37 di queste, sono abbastanza piccoline, avrei potuto prendere anche un 38, ma poi avevo paura che si allargassero troppo sul davanti. Adoro, le ho provate sia con dei jeans skinny, che anche boyfriend, in realtà l'unico paio di jeans boyfriend che ho, e anche con una gonnellina corta, e sono davvero, le adoro. Quindi questo è tutto per il mio haul di Primark. Fatemi sapere se appunto i miei acquisti vi sono piaciuti, se avete visto qualcos'altro di carino che mi consigliate di andare a vedere. Io vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto lasciatemi un like o un commentino, e per avere maggiori informazioni su tutte le cose seguitemi su Instagram, perché sicuramente quando proverò questi patch o insomma altre cose vi farò sapere di cosa ne penso. Vedrete degli outfit con le cosine addosso. Quindi niente, se vi va, seguitemi su Instagram. Vi mando un bacione, alla prossima. Ciao!